Mi sono chiesto, e se al posto dell'automobile utilizzassi il monopattino elettrico per venire in ufficio in tutti i mesi caldi, quindi più o meno da aprile a ottobre, circa comunque 6 mesi pieni buoni, quanto risparmierei? Risponderò a questa domanda, ma non subito, dedicherò un video, quindi se non siete ancora iscritti al canale, vi raccomando, cliccate sul tasto iscriviti e accendete la campanella in maniera tale che possiate ricevere notifiche quando pubblicherò quel video. E il motivo per cui posticipo la risposta a questa domanda è che prima devo capire se effettivamente è fattibile sostituire l'automobile con il monopattino. Ovviamente se abitate a 50 km di distanza la risposta la sappiamo già, cioè no, è impossibile. Tuttavia ci sono sicuramente molte persone che sono nella mia situazione, cioè che la distanza tra casa e lavoro è più o meno 10-15 km. Ad essere precisi, nel mio caso, Google Maps mi dice che sono distante dalla casa al lavoro 10,8 km. Quindi con una velocità di punta di 25 km orari all'incirca che può raggiungere un monopattino classico, per fare 11 km, 25 sta a 60 minuti, come 11 km sta a x, 60 per 11 e diviso 25, 26 minuti e mezzo circa, dovrei impiegarci questo tempo. Quindi subito una considerazione, prima di tutto non è un tempo così differente rispetto a quello che solitamente impiego con l'auto, in questo caso Google mi dice che in questo momento impiegherei più o meno 15 minuti, ma siamo ad agosto e siamo al pomeriggio alle 2:30 di pomeriggio, quando faccio questa strada la mattina, alle 7 di mattina, alle 8, mi trovo sempre code ai semafori, quindi alla fine quei meno di 20-25 minuti comunque non impiego. Inoltre c'è un dettaglio da affrontare in questo esperimento, perché con i monopattini non posso fare le stesse strade che faccio con l'auto. Solitamente con l'auto si fa la strada magari quella un pochettino più lunga ma più veloce, non mi vedo andare al ciglio della strada col monopattino su un'arteria, come dire, più trafficata con macchine che ti passano a fianco a velocità elevate, sarebbe troppo pericoloso. Allora prendiamo Google Maps e vediamo i percorsi alternativi ed eccolo qui uno che taglia proprio dritto dritto in mezzo al paese, un percorso che solitamente con l'auto non farei perché ci passi più tempo fermo ai semafori con l'auto che altro. Oltretutto con questo percorso ci sono almeno un paio di punti positivi. Il primo è che si possono utilizzare le piste, quelle ciclabili. Col monopattino dovrei poter utilizzare le piste ciclabili, beh, se in caso non posso, poi controllo, dovrei potere, al massimo andrò in strada. E il secondo effetto positivo è che chiaramente questo percorso è più corto, infatti Google mi dice che sono 7,8 km. Rifacendo i calcoli, 25 sta a 60, come 8 facciamo, 7,8 facciamo, 8 sta a x, bla 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 bla, dovrei fare 19 minuti. Quindi con questa soluzione dovrei essere in grado di arrivare al lavoro in un tempo più o meno simile a quello dell'auto, facendo meno chilometri. Bene, quindi ora non resta che provare, quindi domani si viene in ufficio in monopattino. Eccoci pronti, sono le 8:28, tempo di andare a prendere il monopattino, caschetto e quel che serve e si parte. Arrivato, sono le 8:53, quindi per quanto riguarda i tempi, più o meno come preventivato. Dunque, questa è la situazione. Dall'applicazione, vi faccio vedere,
si vede che ho fatto 8.9 km con una media di quasi 23 km orari e rimane il 54% di batteria. Io sto usando uno Xiaomi M365 che dovrebbe avere un'autonomia di una trentina di chilometri. Ovviamente tenere l'acceleratore sempre al massimo quando possibile impatta negativamente sull'autonomia. Ora io mi chiedo se riesco ad arrivare a casa, dovrei riuscire perché ho proprio metà batteria dall'applicazione. Quindi direi che tiriamo le conclusioni questa sera una volta che sono arrivato a casa, quindi insomma faccio un viaggio completo, andata e ritorno dal lavoro, quindi ci vediamo dopo. Circa 200 metri da casa è morto completamente, quindi direi che bene ma non benissimo. Diciamo che esperimento riuscito al 99%. Eccoci le conclusioni di questo esperimento, in maniera molto schematica. Comodità. Lo spostamento alla fin dei conti è comodo, se siete nella condizione in cui potete utilizzare i paesini, quindi evitare strade ad alta percorrenza con auto che vi sfrecciano a fianco ad alta velocità, che è anche una questione pericolosa, allora secondo me si può tranquillamente utilizzare il monopattino per andare al lavoro. Forse l'unica cosa più fastidiosa sono i dossi in cui dovete rallentare per due motivi, un motivo chiaramente di sicurezza e anche per evitare di dare, come dire, botte troppo forti al monopattino che finiscono poi per danneggiarlo. Durata dello spostamento, come abbiamo visto la durata non è poi così differente tra auto e monopattino. Chiaramente se siete in una zona dove non ci sono semafori, non ci sono code, non c'è traffico, con l'auto ci mettete un quinto del tempo. Tuttavia in altre condizioni dove dovete tenere in considerazione delle code, semafori che a loro volta creano code, allora si recupera, come dire, molto tempo con il monopattino anche se viaggiate a velocità più bassa. L'autonomia invece è stata la sorpresa peggiore, insomma, che ho trovato in questa esperimento. Un monopattino come il mio è indicato per, vi ho detto prima, un'autonomia di 30 km. In realtà ne ha fatti circa il 30% in meno, perché sono arrivato a stento a 20 km di strada percorsa. Non credo sia un problema legato al mio monopattino, bensì quando si utilizzano sempre alla massima velocità, perché poi quando vi trovate su strade dritte, magari corsie per le biciclette o altro, tenete per diversi minuti la massima velocità, questo impatta molto sull'autonomia della batteria, non differentemente da quanto succede ad esempio con un'auto elettrica. Se schiacciate l'acceleratore a manetta, anche l'autonomia dell'auto elettrica diminuisce. Quindi in breve, secondo me, la risposta alla domanda che mi sono fatto inizialmente è sì, si può fare. Soprattutto nella bella stagione, viaggiare anche, come dire, con l'aria in faccia, senza fare sforzo, quindi neanche differentemente da una bicicletta dove dovete pedalare, è sicuramente piacevole. Oltretutto non si inquina come con un'auto, magari questa cosa non interesserà a molti, però, come dire, è una piacevole conseguenza. Per me è possibile arrivare a una distanza massima di percorrenza in singola tratta senza che diventi troppo lunga, senza stancarsi troppo e via discorrendo, a una quindicina di chilometri, quindi più o meno 5 km in più rispetto a quello che ho fatto io. Secondo me sono tranquillamente raggiungibili a singola tratta senza problemi. Il suggerimento tuttavia è di sottostimare l'autonomia dei monopattini per i motivi detti prima. Quindi se ad esempio voi dovete percorrere una trentina di chilometri tra andata e ritorno, puntate sul modello che vi offre di base almeno un 45 km
km di autonomia per essere sicuri, o al contrario preparatevi a munirvi di un alimentatore aggiuntivo, un caricabatterie aggiuntivo, così da tenerne uno a casa per caricarlo di sera e un altro sul posto di lavoro, insomma sulla destinazione, in maniera tale che lo ricaricherete dopo ogni viaggio. Ma ora che quindi ho verificato che si può fare in alcuni casi, come specificato all'inizio video, comunque si può sostituire all'auto il monopattino, la domanda è: se lo faccio, quanto risparmio? E ve lo dico non ora ma in un altro video, per un motivo molto semplice: perché non voglio fare un conto banale tipo quanto costa l'elettricità, ma voglio tenere in considerazione altri dati. Quindi l'appuntamento è in un prossimo video. Io intanto vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!